hanno la possibilità di guidare in questa vaghezza di sistema, e strumenti, approcci, metodologie, eccetera, eccetera, che possono essere utilizzati in tema di orientamento. Allora, io in particolare, adesso al di là di alcuni aspetti che possono riguardare lo scenario, voglio con voi condividere un'idea di orientamento oggi. Cioè, cosa significa fare orientamento oggi? Quali sono, cioè, gli strumenti, gli approcci, le prospettive, cioè gli assunti culturali che noi dobbiamo adottare? Proprio perché c'è stato un profondo processo di trasformazione. Quando sono andato a scuola io, c'era elementari, le medie e in affiancamento c'era l'avviamento professionale. Quindi avviamento professionale significava che tu andavi alle scuole medie o andavi all'avviamento professionale. Se andavi all'avviamento professionale, bloccavi lì, facevi l'esperto, diciamo, in un qualche modo, in un lavoro. Quindi la mia prima scelta di vita è avvenuta a 11 anni, 10-11 anni, perché lì si decideva se andavo a lavorare o il percorso di studi. Poi facevi le medie, poi facevi la scuola secondaria superiore, e lì un'altra scelta importante, perché a seconda del percorso di studi che facevi potevi andare all'università o no, o al tipo di università. Io sono un maestro elementare, ero condannato e sono stato condannato a fare il magistero e non potevo fare nessun'altra facoltà, ero bloccato lì e quindi dovevo fare solo il maestro o solo il professore, eccetera, eccetera. Quindi, eppure sono abbastanza vecchio, ma insomma, ma non tanto, tanto per dire che in pochissimo tempo dei modelli di trasformazione sono cambiati in maniera molto significativa. Allora, quali sono i punti essenziali di questo concetto? Allora, come evolve il concetto di orientamento nello scenario? Io faccio adesso uno schemetto in cui voglio sintetizzare questi punti di riferimento. Andiamo avanti così lo vediamo. Allora, qui è sintetizzato in maniera molto banale, molto elementare, come sta cambiando, no? Alcuni parametri di riferimento per dire come cambia il concetto di orientamento. Innanzitutto facciamo una cosa di questo genere, diamoci una definizione molto semplicistica di questo concetto. Passiamo da un orientamento a trazione posteriore a un orientamento a trazione anteriore. Voi sapete, no? Le macchine possono essere così distinte, quelle che hanno le ruote motrici dietro o quelle che hanno le ruote motrici davanti. Qual è la differenza fondamentale? È che la trazione posteriore è una trazione sostanzialmente che spinge, no, il resto della macchina, e se non stai attento a guidare vai fuori strada, se vai troppo veloce, se la velocità eccetera eccetera. Perché? Perché la trazione posteriore spinge e le ruote davanti possono essere più o meno leggere, queste sono delle vecchie macchine che avevano il motore pure posteriore ed erano le macchine che ti portavano tranquillamente fuori strada perché non regge la guida, perché la spinta in una certa direzione. Mentre invece c'è la trazione anteriore significa che la macchina sono le ruote che guidano, che hanno la trazione. Che cosa significa questo? Orientamento basato su caratteristiche storiche del soggetto o orientamento basato su obiettivi, sulla meta. Dove voglio andare? Che caratteristiche ho per fare? Quando hanno fatto l'orientamento a me, mi hanno detto: facci vedere tu come vai bene in matematica, no, quali orientamenti, che ti piace, nemmeno che ti piace fare, è portato per. Quindi quello lì è un orientamento storico, è la valutazione, il consiglio, l'orientamento è funzione della ricognizione del passato. La performance, la prestazione era lo strumento di lettura per. L'orientamento oggi non è più quello, ma è qualcosa del tipo: ma io che voglio fare? E allora vedo quali sono le risorse che ho per fare quello che voglio fare. Vediamo un po' questi aspetti che ci possono dare l'idea di questa polarizzazione. È molto semplicistica, però ci dà l'idea di come si trasforma il concetto. Mercato del lavoro, banale, da stabile a instabile. Direi ancora di più, cioè, se volete ancora possiamo aggiungere un altro concetto e dire è un mercato del lavoro assolutamente incomprensibile. No? Non è che è instabile, perché instabile uno dice balla un po', ma insomma là si va. È assolutamente incomprensibile perché non solo ci sono delle incertezze interne, ma non c'è più una corrispondenza tra sistemi produttivi e professioni. È capitato a lezione parlare con dei ragazzi quando discutiamo di queste cose, ci sono imprese che dicono, non proprio adesso in questo momento nel nostro paese, che dicono: ma io ho bisogno di un laureato in filosofia per gestire un'unità di lavoro. Che c'entra? Anzi, in certi contesti della cultura manageriale si dice: per favore, devi gestire un team di informatici
non mettiamo a gestire il team di informatici un informatico, perché non è quella la competenza. Quando si incrocia la competenza tecnica con la competenza gestionale, si creano delle situazioni molto difficili. Quindi questo mercato. Il passaggio delle professionalità non più ancorato sulle capacità, cioè sulle skill intese come fare, esecuzione di un compito, procedura, ma sulle competenze. Apro una parentesi, qui è utile metterci d'accordo che la competenza è un altro di quei concetti più che altro articolati come l'orientamento, insomma, no? Che cosa intendiamo per competenza? La competenza non sta appiccicata addosso a una persona. Infatti alcuni teorici dicono che la competenza è una dimensione probabilistica. Cosa vuol dire? Vuol dire che io sono il professor Tanucci, diciamo, guardando il mio passato, le prestazioni fatte, qualcuno può dire che sono competente, però non è che è un attributo stabile della persona. La competenza è una, come dire, una modalità di esecuzione di risorse, di capacità, di conoscenza, di messa in atto, eccetera, eccetera, che una volta funziona, una volta no, perché ci possono essere una serie di situazioni. Infatti io la definisco, la competenza, la capacità di utilizzare le capacità. Cosa vuol dire? Sono capace di utilizzare quelle capacità, risorse che io ho a disposizione? E sono due le variabili fondamentali che entrano in gioco nella capacità di utilizzare la capacità. La prima è che se ho nelle mie capacità tutte le risorse necessarie per fronteggiare quella determinata situazione. Cioè se io ho le risorse per affrontare quella situazione. Sto facendo una lezione a voi. È differente da una lezione universitaria questa? Oh sì, ragionevolmente, anche se sto utilizzando dei concetti, giustamente dice sono un professore universitario, sto andando giù seccamente, eccetera. Quindi vuol dire che io, secondo l'opinione della collega, sono leggermente incompetente. In che senso? In che senso? Recito, utilizzo uno script, una modalità di esecuzione del comportamento, modello, struttura di tipo universitario. Qual è la seconda variabile che entra in gioco? È la capacità di leggere le caratteristiche della situazione. Cioè io vado giù de plano, ho davanti degli studenti universitari e leggo e faccio, eseguo un determinato compito, prendete i lucidi, scrivete, vi do le definizioni, infatti adesso vedo, vi devo definire qual è la nozione di competenza, eccetera, eccetera. Allora la competenza che cos'è? Non è una risorsa stabile della persona, la competenza è la capacità che io ho di utilizzare quello di cui dispongo, e qui c'entra molto le caratteristiche della persona. Per questo la competenza è incarnata sulle caratteristiche del soggetto. Cioè è molto importante sapere se io sono socievole, sapere se io sono flessibile cognitivamente, sapere se io sono, ho una dominanza, no? Quindi la competenza non è qualche cosa che si costruisce esclusivamente dentro un percorso didattico, formativo, istituzionale. Infatti le competenze sono fortemente ancorate agli apprendimenti in contesti informali e non formali. Perché? Perché sono mutuati dalla vita di tutti i giorni, sono mutuati dall'esperienza, eccetera. Se io faccio solo lezione universitaria, sarò competente a fare lezione universitaria, sarò competente in quell'ambito. Invece la competenza è proprio questa capacità di rimodulare lo stile di condotta, da un lato, e dall'altro lato essere capace di capire che cosa in quel contesto viene richiesto. Quindi la competenza è contesto dipendente, dipende dal contesto in cui ci muoviamo. Difatti il discorso qual è? 50 anni fa si diceva, mi serve un ingegnere, punto. Oggi, in quanto ingegnere, mi serve uno che gestisca un gruppo di lavoro, abbia rapporti con i clienti dell'est, mi trasformi un sistema organizzativo, eccetera, eccetera. Cioè, è di default che sia ingegnere. Le competenze sono queste altre. E qui diventa un grosso tema, un grosso punto di riferimento per cercare di capire dove questa cosa va valutata o va rilevata. Poi le vedremo ulteriormente. Qual è l'oggetto di valutazione dell'orientamento allora? Lo dicevo prima, l'oggetto di valutazione dell'orientamento non è più la performance. Vai bene in italiano, vai a fare lettere. Tutti i test, test attitudinali, i test di interessi,
i test dei tratti, di valutazione, eccetera, eccetera, sono tutti test che sostanzialmente tendono a misurare la performance del soggetto. Qual era la logica che c'era dentro l'orientamento? Cioè, se io campiono in maniera puntuale e precisa i comportamenti della persona precedenti, posso fare una interpolazione, una estrapolazione e dire se allora. Quindi tutto è proiettato e costruito con questo tipo di prospettiva. Quindi la prestazione deve essere fondamentale, le caratteristiche per essere soggetto è importante misurarle adeguatamente in modo tale da poter ragionare in quella direzione. Che significa invece passare dalla performance al potenziale? Che non mi interessa più tanto sapere la prestazione del soggetto, ma mi interessa molto di più la chiarezza, dice tu dove accidenti vuoi andare? E misurare il rapporto all'obiettivo, il rapporto alla meta, quello che è, come dire, l'insieme delle risorse che tu hai a disposizione. Vuoi fare il manager? Puoi essere laureato in medicina, in lettere, in lingue, non interessa. La cosa importante è quello di dire, se io ho chiarezza, se io elaboro, individuo, eccetera, eccetera, posso dire questa risorsa che ho, quindi questa capacità, questa conoscenza, è qualche cosa che posso utilizzare in quella prospettiva. Sempre più ci sono teorie dell'ambito dell'orientamento che ragionano e fanno questo tipo di considerazioni, cioè dire è la prospettiva quella che genera, quindi qui entrano fattori di natura, da un lato di natura cognitiva, no? Di autovalutazione, no? Perceived, self-efficacy, quando mi percepisco capace di eccetera eccetera, ma soprattutto esiste la capacità di progettare, lo vedremo dopo, ma mi piace già sottolineare un aspetto di questo genere. L'orientamento da strumento o approccio diagnostico a approccio progettuale. Orientare significa svolgere una consulenza per consentire al soggetto di progettare qualcosa. Attenzione, progettare qualcosa che domani può essere pure cambiata, perché un progetto per sua ragione è fatto apposta perché deve cambiare. Il progetto non è una decisione presa adesso e vale per tutta la vita, è un'ipotesi di articolazione di un percorso, poi gli eventi mi dicono no, passa di là. Io sto facendo consulenza più o meno drammatica a molti studenti che hanno perso, non sono stati ammessi ai corsi di laurea di medicina, quelli a numero chiuso, eccetera, eccetera, e vanno ancora avanti accapocciate, dicevamo per un anno sto fermo, rifaccio il concorso l'anno prossimo. E cioè, quello te lo sei giocato. Allora, fargli capire semplicemente che si può arrivare a fare il lavoro nell'ambito della sanità percorrendo delle strade assolutamente diverse, significa progettare il superamento dell'ostacolo, cose di questo genere. Vabbè, me ho detto questa cosa qui, non è più il test ma il piano di sviluppo, quindi questo significa non più la diagnosi ma la prospettiva di sviluppo, eccetera, eccetera. Altro modello di intervento, non è un intervento sporadico. Dice, i ragazzi vengono all'università, dice a scuola vanno fatto orientamento? Sì, ce l'hanno fatta la terza media, poi ce l'hanno fatta alla fine della scuola secondaria superiore, poi ce lo fanno alla fine dell'università. Io dico, qualcuno di voi se lo ricorda, vi faccio l'esempio, vi dico, l'orientamento è come i fenici. Quante volte avete studiato i fenici a scuola? Si studiavano alle elementari, primo ciclo, poi si studiavano di nuovo al secondo ciclo, poi si studiavano alle medie, no? Cioè, come dire, uno alla fine dice ho capito che sono i fenici, no? Arriva all'università, capito? No, l'orientamento non è passa e ripassa ai certi periodi storici, l'orientamento è un processo continuo, lifelong career management, lifelong career counseling, cose di questo genere, cioè un processo che va in quella direzione. Quindi una nostra dottorata ha fatto adesso una ricerca all'università sulle problematiche che si pongono per le persone di età superiore a 40 anni, con un campione di dipendenti dell'università di età superiore a 40 anni, per dire scusate, ma vi state avvicinando più o meno distanti al periodo della pensione, che ci avete in testa? Nel nostro paese è un dramma dal punto di vista sia psicologico che organizzativo, perché le persone che si avvicinano alla pensione, abbiamo ottenuto un risultato di questo genere, a 40 anni, persone di età di 40 anni, non di anzianità di servizio, di età di 40 anni, ti guardano e ti dicono ma che accidenti vuoi? C'è ancora il sacco da stare all'università. Via via che si avvicina al periodo della pensione, la gente comincia a dire ah, mi comprerò un'azienda in campagna, faccio l'agriturismo, apro un bed and breakfast, eccetera, eccetera.
a 3 anni, 2 anni dalla pensione. Pensione? Ma io ho 70 progetti da fare qui, mi faccio nominare presidente di questo corso di studi, mi faccio un impegno su questo, guarda, tu fra 2 anni devi andare in pensione. No, assolutamente. Perché? Perché psicologicamente le persone non vengono orientate a smettere di lavorare, così come devono essere orientate a lavorare. Quindi c'è la necessità di un processo continuo, dinamico, che sia in grado di interpretare questo tipo di fenomeni. Operatore, questo è molto importante, poi lo vedremo. Non più l'esperto, mi dica, viene da me l'allievo, l'alunno, lo studente, eccetera, eccetera. Che posso fare da grande? Che te lo devo dire io? Io difatti faccio una battuta ignobile e dico spesso e volentieri, voglio fare consulenza di orientamento a persone orientate. Se tu sei disorientato non è che te lo posso dire io quello che devi fare. Perché? Perché se stiamo nell'approccio test, è giusto che quello venga da me e mi dica, me misuri e così mi dici che devo fare, che è un approccio di tipo clinico. Ma se siamo nel discorso di un progetto, la prima cosa che mi devi dire, vorrei fare questo. Bene, ok. Pianifichiamo, no? Facciamo pure un assessment per vedere le potenzialità, le risorse che puoi mettere in campo. Qua vinci, qua perdi, qui t'avanza, non sai che farne, questo ti serve, questo non ti serve, eccetera, eccetera. Ma tu lo devi sapere dove andare. Quindi da questo punto di vista non sono più un esperto che ti misura, sono un consulente. Consulente che dice a domanda risponde. Ma domanda non catatonica o catastrofica del tipo che devo fare da grande. No, a domanda del tipo se voglio arrivare là, che cosa è che mi serve? Come la devo pianificare? Ma c'è un ostacolo, non lo posso superare. A me matematica mi fa schifo, non la voglio. La statistica, no? Gli psicologi quando vengono a psicologia. Ah, c'è la statistica, oddio, eccetera, eccetera. Poi scoprono che la statistica è una cosa molto più banale e semplice. Il cliente da passivo a attivo. Banalissimo questo discorso, significa. Come dicevo prima, lo devi sapere tu quello che vuoi fare. Io ti funziono da soggetto che fornisce una qualche consulenza in questa direzione. Ok, allora, io ho polarizzato quindi questa idea dell'orientamento dall'orientamento riproduttivo. Cosa vuol dire l'orientamento riproduttivo? L'orientamento che ripete, che svolge una funzione per riprodurre quello che è accaduto nel passato, no? L'orientamento riproduttivo si basa proprio sulla concezione. Ah, molte mamme, molti papà, eccetera, eccetera, no? Tutti quanti, devo dire, Giovannino che ha 6 anni, guarda, per la musica, per il calcio, guarda, è un atleta, per la matematica, eccetera, eccetera. Ok, no? Quindi, cioè, voglio dire, è la prestazione che ti serve per, dice, siccome si è visto che quello manifestava un qualche tipo di interesse, ma perché gli era capitato, gli era successo, non c'aveva nessuna ragione particolare, viene subito interpretata e imposta. C'è qualche insegnante qua? La scuola fa danni, perché la scuola manda proprio questo messaggio. Quando i genitori vanno a parlare con gli insegnanti gli dice non si applica molto, ma è portato per l'italiano. Scrive bene, e a questo punto parte il padre, la madre, le sorelle, tutta la famiglia, e gli dice ok, e ragazzi, quelli sono messaggi che entrano in circolo e inducono a ragionare in questo modo. In maniera sintetica, l'orientamento riproduttivo fa diagnosi, parte presuppone la riproduzione, gli oggetti di interesse dell'orientamento riproduttivo sono le attitudini che sono queste cose che si presume siano geneticamente configurate. È portato per. L'interesse è una boiata, è un'attitudine che uno dice, oh guarda, siccome mi riesce bene tirare i calci di rigore, ho interesse a tirare i calci di rigore. Nessuno di noi dimostra interesse per una cosa che non sa fare. Quindi l'interesse non è altro che una valorizzazione di un'eventuale disposizione, ma l'interesse, come tutti quanti le ricerche hanno dimostrato, è volubilissimo. I bambini, gli adolescenti esprimono interesse per questo, poi le famiglie molto spesso dicono, ma quello guarda dalle elementari, colpa dei professori, perché all'elementare piaceva tantissimo la matematica. Poi è arrivata quella professoressa che ha cominciato a farlo, eccetera, eccetera. Attitudini di interesse, prestazioni, abbiamo detto prima, vocazioni, altro termine pazzesco, episodico, filiera. Fai le magistrali, fai liceo classico, poi vai a lettere e poi fai il dottorato in lettere, eccetera, eccetera. La filiera significa ti infili in un percorso che era quella che io ho vissuto sulle mie spalle. Poi dal 1969 si è tentato di liberalizzare e adesso si va in giro con i crediti, quindi c'è un percorso un po' di maggiore opportunità.
Quali sono allora, diciamo, i passaggi verso cui dovremo muoverci? Non più diagnosi, ma ricognizione, mappatura, assessment. Il concetto di assessment, noi purtroppo in italiano non abbiamo molto bene dei termini, non riesco a tradurre assessment in valutazione, perché valutazione dice che è, mi dai il voto? No, mappa. Mappa significa fammi vedere quale risorsa. Se io chiedessi ad uno studente, e questo è il nostro limite, se io chiedessi a uno studente universitario della scuola secondaria, scusi, quali sono le mie risorse, quali sono le tue risorse? Al 99% mi risponde, andavo bene in italiano. Prestazione. Cito sempre questo esempio. Quando ho fatto un'attività di orientamento in una scuola professionale a Roma, un giorno non riuscivo a far spiegare le competenze, cosa erano queste risorse, a un certo punto mi lanciai e disse, scusate, chi è che sa rubare un motorino? Ah, lui sa rubare un motorino, è bravissimo, l'altro giorno, 15 giorni fa l'ha fatto, eccetera, eccetera. Dice, ma perché lui sa rubare bene il motorino? Perché lui capisce subito quali sono le cose. Ecco, questa è una risorsa, questa è una competenza. Allora, provate a dire che le cose, adesso non rubare i motorini, ma insomma, mettendoli dentro ciò che è della norma, perché in realtà se tu vai a scuola o il modello culturale scolastico non considera saper rubare un motorino una competenza, al di là del valore etico o della trasgressione giuridica, cioè considera la competenza, difatti i pedagogisti, Dio ci scampi, sono un pedagogista pure io, i pedagogisti, la competenza non è altro che l'espressione del sapere, dici, competenza linguistica, utilizza bene l'italiano, perché? Chi se ne frega? Però parla forbitamente, ma serve a qualcosa, non si sa, e quindi è fuori questo discorso. Progettazione, risorse e disponibilità come elementi, potenziale, abbiamo detto prima, sono le opportunità a fronte delle vocazioni. C'è una teoria, l'abbiamo citata prima, di Krumbholz, quella della casualità pianificata. È una cosa un po' contraddittoria per certi versi. Si può pianificare la casualità? Evidentemente no. Però si può pianificare l'esposizione al caso. Quanti studenti mandano il loro curricula? Dice, ah, non trovo lavoro, eppure ho mandato 150 curricula, eccetera, eccetera. Non ti esponi al caso in questo modo. Il caso passa là. Difatti oggi ciò che si cerca di sviluppare molto di più è senti, ma tu come ci hai organizzato i numeri di telefono sul tuo cellulare? È in ordine alfabetico? È una schifezza. Perché in ordine alfabetico non ti dice nulla. Organizzazione in termini di network dice questi sono gli amici del cuore e li clicco quando mi serve. Queste sono le persone che ho conosciuto per l'ambito del lavoro. Questi sono il giro serale che ho. Cioè, occorre sviluppare una capacità di organizzare il sistema di contatti con le persone proprio per cogliere le opportunità. Se non ti esponi al caso, il caso non ti viene a cercare, se non ti esponi alle opportunità, gli eventi non vengono a cercarti. 50 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, non era necessario esporsi al caso, bastava mettere fuori laureato in ingegneria, te venivano a prendere. Oggi invece il discorso laureato in ingegneria, non so che cosa mi serve, devi essere tu che dici, questo è di default, ma io sono capace, in grado, eccetera, eccetera. Non più episodico ma permanente e sistematico, c'è un career counseling, la manutenzione della vostra carriera. Fare manutenzione della carriera significa, dice, io so 3 anni, 4 anni, 5 anni che sto in questa azienda, prospettive non ce ne sono, apprendimenti non migliorano, eccetera, eccetera, devo, come dire, mettermi lì e cominciare a dire, ma mi conviene esplorare qualche altro campo, oppure vado, come si dice in gergo, nel cimitero degli elefanti, mi adagio, sto lì, tranquillo, eccetera, eccetera. Io, quelli della mia generazione, a un certo punto, come si dice, si mettono i remi in barca, saluti e baci, sono un dipendente pubblico, non mi capiterà a me di essere sbattuto fuori drasticamente, eccetera. Ma che cominciamo ad andare nelle strutture private, in contesti dinamici, in una situazione di questo genere, fare la manutenzione, proprio come si fa la manutenzione della motocicletta, della macchina, cioè fare il tagliando alla propria carriera, alla propria competenza. Non è che io ho sviluppato o mantenuto su delle competenze che non sono. Ecco, allora qui immaginate gli spazi di professionalità di un consulente, di un career counselor. Cioè non è quello che dice ti oriento. Vedete come evolve il concetto di orientamento? Il concetto di orientamento a questo punto diventa quello che da un lato, a livello dell'adolescente, del giovane studente, introduce il fatto che
Non è che il giorno che ti sei messo qui, che sei un dottore, sei uscito fuori e sei a posto. Da un lato, dall'altro lato, alla persona che è uscito fuori con il dottore in fronte gli dice: core, mo devi cominciare a vedere come tu riconnetti in funzione di questa mappa di valutazione, eccetera, eccetera. Non più la filiera, entri dentro e usci dopo 10-15 anni, esci fuori, no, la responsabilità, la presa in carico personale. Ognuno di noi è responsabile della propria carriera. 50 anni fa la carriera te la definiva l'organizzazione, oggi la carriera te la gestisci tu. E per gestirtela devi aver bisogno di un consulente. Ok, andiamo avanti. Andiamo dentro la psicologia dell'orientamento e quindi vediamo adesso come si trasformano i concetti. Io l'ho utilizzato qui termini inglesi, però insomma la cosa può essere tranquillamente, tranquillamente tradotta e in parte lo abbiamo detto. Allora, c'è un'evoluzione storica. Diciamo, qui possiamo dire che stiamo a 1902, il libro di Pearson sull'orientamento nasce, fino ad arrivare alla situazione oggi, l'abbiamo detto adesso poco fa, del career counseling o career vocational counseling, insomma adesso i termini possono essere diversi. Evoluzione dei tratti e dei fattori. L'uomo giusto al posto giusto. Andare cioè a investigare le caratteristiche del soggetto per dire. Quindi l'orientamento che cos'era? L'orientamento era un intervento che creava, no? Un match in prospettiva dell'inserimento del soggetto. Se volete, per questi signori qua l'orientamento non si differenziava dalla selezione, perché era sostanzialmente sovrapponibile. Quindi l'unico elemento in più che viene introdotto quando si comincia a parlare di orientamento all'inizio è semplicemente legato al fatto che se io anticipo la diagnosi e la rilevazione delle caratteristiche del soggetto, partendo dall'assunto delle disposizioni, dei tratti, delle attitudini, non commetto gli errori strada facendo. Cioè, se io devo provare, cioè costruire un meccanico della Ford, posso andare a decidere di prendere il meccanico alla fine che ha finito il suo periodo di lavoro, cioè di formazione, e dire un bravo meccanico lo colloco alla Ford modello T, un pessimo meccanico lo colloco a un trattore modello T, per dire le differenze. L'orientamento in quel periodo, in quel contesto, diceva: ma se noi riuscissimo a diagnosticare all'inizio le disposizioni del soggetto, andremo incontro a molti minori fallimenti nel percorso formativo e sulla logica della riproduzione noi non facciamo altro che lavorare su un terreno già disponibile, già strutturato. Quello è portato per la manualità, sacchete, lo mostriamo a fare l'avvitatore di bulloni. Quello è portato per la socialità, sacchete, lo portiamo a, come dire, a stabilire i gruppi di lavoro. Quello ha portato per il ragionamento simbolico, difatti no, le attitudini, attitudine manuale, attitudine grafica, attitudine, poi ognuno si è inventato le attitudini che voleva della vita, eccetera, eccetera. 7-8 anni fa il nostro ministero ha fatto un progetto chiamato Spore, Ministero dell'Istruzione, della Pubblica Istruzione, Spore, con l'idea di fare attività di orientamento con i bambini delle elementari dal passaggio dal primo al secondo ciclo. Io ho partecipato ad uno di questi seminari, per poco strozzo il direttore generale di questo coso, di questo ministero, cioè strozzo nel senso che ci ho litigato di brutto, perché il concetto che sta alla base è esattamente quello di Pearson del 1902. Perché se tu pensi di fare l'orientamento ad un bambino di 8 anni, 10 anni, 11 anni, che razza di orientamento gli fai? Difatti l'orientamento che veniva fatto era individuare gli interessi, individuare le disposizioni del bambino. Quindi l'assunto di base qual era? Era: io precocemente individuo che cosa, per che cosa è portato il soggetto, e zaccate, gli confermo il discorso dell'orientamento. Lo oriento già a partire. Era quello che diceva Pearson, che diceva Ford, che sostanzialmente diceva: se me lo trovi uno che ha le caratteristiche congruenti col profilo professionale, abbiamo ridotto i rischi di fallimenti, abbiamo risolto il problema, eccetera, eccetera. Qualcuno potrebbe dire: allora l'orientamento è una condizione biologica. Cioè, probabilmente da qualche parte, in qualche cromosoma,
ci sta qualcosa che ci dice da bambino che siamo portati per la matematica, per il ragionamento astratto, per i rapporti sociali, per la manualità o cose di questo genere. In realtà che il Ministero qualche anno fa abbia fatto e stia portando avanti dei progetti di questo genere significa che l'ancoraggio teorico implicito è questo. Quando voglio essere provocatorio dico, è assolutamente vietato fare orientamento prima di 20 anni. Perché, attenzione, cosa significa il discorso che ho fatto prima della polarizzazione, adesso lo vedremo ancora, tra il riproduttivo e quello sul potenziale? Cioè, tu devi avere il potenziale. Un bambino di 6 anni che potenziale ha? Il potenziale di studiare l'italiano. In termini di competenze spendibili sul piano professionale, c'ha niente. Non mi interessa andare a investigare, perché so per certo che ci saranno tutta una serie di esperienze di vita che faranno crescere il bagaglio delle competenze. Quindi quando dico prima di 20 anni non si deve fare orientamento, è un'estremizzazione evidentemente, no? Polemica, significa, ma io devo trovarmi con un soggetto che comincia a dire voglio andare là. Tutti i bambini da piccoli, io quando ero piccolo volevo fare il pompiere, il ferroviere, adesso tutti quanti vogliono fare, non lo so, il calciatore piuttosto che la velina o piuttosto che altre cose di questo genere. Ma ragazzi, non prendiamole per cose serie queste. Non sono questi i progetti, sono fantasie. George Meade ci dice che c'è un discorso di gioco e assumo il ruolo del cavaliere, del pompiere, dell'esploratore, eccetera, eccetera. Ma tutto determinato dalla cultura nella quale ci troviamo. In realtà io devo portare il soggetto non a farsi delle costruzioni fantastiche, ma a dire, ma vorrei fare il cavaliere o vorrei fare l'esploratore spaziale. Beh, cominciamo a fare un piano per arrivare là. E allora lì il soggetto comincia a scoprire che probabilmente non è poi così, no? Desiderabile fare l'esploratore o andare nello spazio, e allora comincia a pensare ad un progetto che si approssima sempre più. Quindi da questo punto di vista è molto importante centrare l'attenzione su questo determinato aspetto. Oggi, secondo me, è criminale il fatto che si utilizzino test nelle scuole per diagnosticare le attitudini, gli interessi, eccetera, eccetera. È assolutamente criminale, vi prego. Il giorno in cui farete l'orientamento e comincerete ad operare, se li dovete utilizzare questi strumenti, utilizzateli come un gioco. Semplicemente per dire, ma che ci possiamo fare con uno che è fatto così? Se per esempio dovessimo dire che quello lì, ecco, fate una cosa, somministrate un test di questo genere, di attitudine, eccetera, eccetera, e poi dice, lei deve fare l'esploratrice. Adesso tu ragiona sulle attitudini, sulle disposizioni, sui tratti, sulle misure, che gli manca per arrivare a fare. È una riflessiva, contemplativa, eccetera, eccetera. Che deve fare questa per fare l'esploratrice? Non è pane per i suoi denti. Ok? Faccio una banalizzazione. Cioè dobbiamo portare il soggetto a fare costantemente questo confronto per dire, data questa opportunità, io che risorse ho a disposizione? Rapidamente, lo step successivo qual è stato? È stato quello del vocational education, cioè l'azione di formazione. Abbiamo scoperto che le attitudini sono un po' una fesseria, lo dice uno psicologo, non è che non sono un costrutto, ma l'uso dell'attitudine per l'orientamento è un approccio fallimentare. Allora il discorso di fondo è, costruiamo dei percorsi formativi per costruire, per elaborare un profilo professionale. Cioè a dire, voglio fare un ingegnere, costruisco un percorso di formazione per l'ingegnere che lo faccia diventare ingegnere, non soltanto in termini tecnici, ma anche in termini di forma mentis, di cultura, eccetera, eccetera. Si citava prima con i colleghi l'esperienza che abbiamo fatto con Mentore, Arianna, eccetera, eccetera. Poi ne abbiamo lavorato un progetto che si chiamava Sirio con il Politecnico e abbiamo fatto una sperimentazione che era Gruppo Orienta. Gruppo Orienta, abbiamo messo insieme psicologi, laureati in lingue, ingegneri, economisti, eccetera, eccetera, li abbiamo messi a lavorare da sotto una telecamera la risoluzione, la valutazione di alcuni progetti regionali, delle stupidaggini che non c'entrava niente con le competenze loro, eccetera, eccetera. È stato entusiasmante perché sostanzialmente questi stavano all'intorno, cominciavano a discutere tra di loro, lo psicologo guardava l'ingegnere e diceva, ma come cavolo ragiona quello? L'ingegnere guardava lo psicologo, usciva fuori e diceva, ma questi sono tutti quanti fatti, cioè cose di questo tipo. Allora, avete visto il film Il deserto dei tartari?
Questo Buzzati è molto bello perché questi stanno su un avamposto, devono arrivare i tartari, e quindi non arrivano mai, stanno lì a guardare questi militari. Giuliano Gemma c'era pure come un comandante, eccetera, eccetera. Però si nota una cosa, che queste persone col tempo si ammalano, stanno lì e poi si ammalano, no? Per cui il medico alla fine dice, ma non si capisce quali sono le origini di questa malattia, alla fine viene fuori una battuta che secondo me è proprio illuminante, dice, ma c'è qualcosa nei muri di questo forte che fa ammalare le persone. C'è qualcosa nei muri delle facoltà che fanno gli ingegneri, ma c'è qualcosa nei modelli che noi professori, che per cui l'ingegnere non si forma perché studia ingegneria, l'ingegnere si forma perché per un periodo lungo del suo tempo vive in un clima organizzativo, voi psicologi lo sapete benissimo, che genera una modalità di funzionamento. Quando quel poveraccio va in un contesto organizzativo e incontra un ingegnere, dice, oh Gesù, e questo da dove viene? Cosa vuol dire questo? Perfetto. Formare un ingegnere è molto importante, quindi un percorso formativo di contenuto. Qui richiamo in mente il discorso dell'informal learning, cioè gli apprendimenti impliciti, le regole implicite, tutto ciò che non è fa parte di un programma ma che rappresenta un modus operandi come categoria professionale. Per un periodo di tempo, negli anni 40, 50, eccetera, eccetera, del secolo scorso, questo modello ha funzionato perché servono 70 ingegneri, zaccate, tutti gli ingegneri facevano gli ingegneri, perché si sapeva che faceva l'ingegnere, faceva quella cosa lì. Quindi il modello vocational education era strettamente strutturato, dice io ti formo, non ti istruisco soltanto, ti formo, eccetera, eccetera. Il passaggio successivo qual è stato? Quello del vocational counseling. Il vocational counseling cosa si intende? Si intende un intervento sempre di tipo formativo, ma più flessibile, ok? In cui si introduceva all'interno del percorso formativo il tirocinio, lo stage, l'esame a libera scelta dello studente, il programma strutturato ad hoc, il cambiamento, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questo aspetto? Vuol dire che si esercita un'attività consulenziale di personalizzazione della formazione. Attenzione, è sempre vocational, cioè di una formazione orientata ad un percorso organizzativo di un certo genere, e lì sono stati introdotti appunto i concetti di orientamento. Faccio un piccolo passo indietro. Qua dentro si è inventato un neologismo micidiale, l'orientamento educativo o l'educazione orientativa, che è una boiata pazzesca. O didattica orientativa, ancora, perfetto, professoressa. Tutti questi termini che non hanno niente a che fare, rispondono a questo criterio qui. Cioè, non funziona perché i modelli di professionalità sono talmente, no, destrutturati, ma però orientativamente, originariamente funzionava. Cioè, diciamo, è dentro la didattica, è dentro il modello educativo che c'è l'orientamento. Difatti era quello che dice, allora, andate a casa, esplorate il lavoro del vostro papà. Quali sono i lavori che fate a casa? Tutte queste cosine così. Ragazzi, oggi le scuole sono piene di questa didattica. Ancora si fa questo ragionamento. Come dire, allarghiamo un po', teniamo le mani e le maglie un pochettino larghe, eccetera, eccetera. E si riproduce questo a cavallo con questo discorso del vocational counseling, in cui non è più strutturato, non è programmato, ma è un'attività consulenziale in itinere. Career consulting. Mi permetto qui di essere eretico. Io sto facendo adesso una battaglia in questi giorni con alcuni colleghi universitari che stanno portando avanti un tentativo di network per costituire un sistema nazionale di competenze, di orientamenti, eccetera, sul tema del counseling. In Italia il counseling è un calderone immondo. Ci stanno dentro i counseling, quelli psychological counseling, cioè prossimi alla psicoterapia, fino ad arrivare al counseling sportivo, counseling psicodinamico, counseling gastronomico interessante, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto sto counseling dice, scusate, ma fatemi capire sto counselor chi è. Allora, io sto facendo una guerra con questi miei colleghi, da Soresi in giù, tanto per citare qualcuno, loro capiscono bene a chi mi riferisco, dicendo, per favore, la professionalità del consulente d'orientamento in quella logica che dicevo prima, cioè di quello che dice tu sai dove vuoi andare, io ti supporto in termini di esperienza, di competenza, di strumenti per farti andare dove vuoi andare, non coincide con quello che dice, viene da te e ti dice non so che fare, dimmi
che devo fare, che scelta fare. Proprio culturalmente e professionalmente sono due professioni diverse. Cioè là devo aiutare qualcuno a capire, può darsi che quello non c'ha nemmeno bisogno di una consulenza d'orientamento, ha bisogno di una psicoterapia, di un sostegno psicologico, di un sostegno di altra natura. Quindi c'è un counseling che è intervenire su uno scarrupato, uno che ha i problemi. E la prospettiva di questo professionista è molto diversa dalla prospettiva di quello che dice, no, lei sa esattamente dove andare. Io per banalizzare faccio questo esempio, forse l'avete sentito spesso e volentieri. Se io vado in banca, un periodo in cui non c'era la bolla finanziaria, se andavo in banca e il mio conto corrente era meno 50.000 euro, il funzionario della banca mi diceva, Giancarlo, o te vendi sta macchina, le vacanze non le vai più a fare e nel giro di 3 mesi rientri. Chiaro? Chiaro? Con tono imperioso. E ma no, ma io... Giro di 3 mesi rientri. Quello è un consulente. Mia nonna mi ha lasciato 200.000 euro di eredità. Vado in banca e dico, nei guagliò, voglio investire. Il consulente non mi dice, mo ritiraci. Lei che prospettive di carriera ha? Che stile di vita? È interessato di più a goderseli questi soldi? Oppure sta pensando di aprire un... Allora, tutta l'esplorazione. Quello ci va là con un'altra idea. Il consulente lì cerca di non di dire come gli metto una toppa al problema che ha, come valorizzo questa risorsa in funzione dei suoi obiettivi. Allora, queste due professioni sono totalmente diverse. Uno lo chiamo counseling, il primo, quello che interviene per dirti, o te dico io quello che devi fare, segui me, fai questa cosa, quest'altra, quest'altra, quest'altra. Cioè, in quel caso il soggetto è un paziente, in tutti gli effetti. Nel secondo caso invece il soggetto è un utente, è uno che porta un potenziale. E in italiano potrebbe dire, in un caso abbiamo un consulente e nell'altro caso abbiamo un consultante. Consultancy, io... Adesso dovrebbe uscire da poco un mio articolo in cui in moltissime delle funzioni di tipo organizzativo, gestionale, le società si chiamano più counseling ma human consultancy, non human counseling, human consultancy, cioè dà l'idea che io sto facendo una funzione per valorizzare il potenziale. Allora, per esempio, ragioniamo sul discorso del placement universitario. Ma che devo andare a fare la consulenza a uno che viene là e mi dice, ah, ho fatto 25.000 curricula, non so, ho sbagliato, ho fatto questo, devo cambiare un'altra laurea, professore forse è opportuno che faccia un'altra laurea in ingegneria, sparagli a uno che viene così. Forse lì la cosa che gli devi fornire è una funzione di consultancy, gli dici, vogliamo costruire un progetto sulle risorse che c'hai? Ormai ti sei abbastanza invecchiato, è inutile che cominci a dire, ah, potessi ritornare indietro, ok? Quindi questa è l'evoluzione. Quello che mi preme sottolineare, e qui è importante, poi dopo con la professoressa Manuti alcune formulazioni teoriche sono centrali, riconoscere quello che stiamo facendo da un punto di vista del quadro teorico di riferimento, perché cambiano gli strumenti, cambiano le metodologie, cambia l'uso dello strumento. Attenzione, io posso utilizzare un test di attitudini, sia qui che qui, che qui, che qui, non è importante, è il valore d'uso che cambia. Qui! Stai zitto, sei risultato così. Qua il discorso è, te sei fatto una ricognizione, vedi un po' come li puoi utilizzare. Qui vinci, qui perdi. Guarda che te manca sta cosa qua. Cerca di trovarla. Oppure questa cosa tu non ce l'hai, non la puoi avere. Non, lascia perdere, non vai a fare sto lavoro. Trovate un'altra collocazione. Individua un altro progetto, eccetera. Andiamo avanti. Posso fare una domanda? Assolutamente sì, anzi così mi stoppo perché... Prima lei stava parlando, ovviamente in maniera provocatoria, del fatto che non si dovrebbe cominciare a fare orientamento prima dei 20 anni. Sì, ma... Ora, tutto questo discorso, non so come si concilia, questo lo chiedo, con invece l'obbligo di scelta che arriva a 13 anni, perché in effetti un ragazzino tredicenne, io mi trovo in questa difficoltà, ha una serie di prospettive davanti, ma non ha esperienze sufficienti per fare quella ricognizione di cui parliamo. Quindi lì bisogna fare un lavoro, appunto, un lavoro di diciamo, focalizzare l'attenzione sulla prospettiva e quindi su quello che è il tuo desiderio, se in effetti concilia con più o meno le tue caratteristiche. Ovviamente andando molto più di piombo. Però poi c'è l'obbligo della scelta, che è molto indirizzante. E quindi mi chiedo, questo come viene conciliato, come possiamo conciliarlo e soprattutto che cosa effettivamente dovrebbe cambiare forse nel sistema scolastico? Sì,
voglio dire, quello che lei mette in evidenza dice, in realtà non è che tu navighi nel vuoto, cioè c'hai dei vincoli, c'hai delle situazioni che ti obbligano a una certa direzione. Allora, la prima considerazione sostanzialmente è fargli capire a questa persona che quella scelta non è così catastrofica, perché attenzione, dietro cioè noi abbiamo tutta la cultura familiare, sociale, eccetera, eccetera, cioè se non prendi il liceo, no? Non puoi andare da nessuna parte o cose di questo genere, se non fai questo, eccetera, eccetera. Allora, il primo punto è di questa natura. L'altro punto, la strategia di consulenza e di orientamento, è quello di dire, fai una prova, esercitati. Per esempio, noi potremmo fare una cosa di questo genere. Cos'è che vuoi fare da grande? Astronauta? Perfetto. Comincia a vedere quali sono le risorse personali e importare il soggetto ad esplorare non soltanto le competenze, le conoscenze o i saperi, ma cominciare ad esplorare, dice, ma che vuol dire fare? No? Per esempio, devi andare in America, devi lasciare il tuo paese, devi conoscere le lingue, potrai pure essere un ingegnere, però dovrai gestire unità di lavoro di un certo genere. Allora, per esempio, cominciamo a far capire al ragazzo, perché poi la scelta diventa accidentale, secondaria. Cioè, la cosa che voglio mettere in evidenza è questo. Non c'è più il determinismo della scuola che ti si impone, perché poi la scelta la devi fare. Non è che puoi percorrere tutte le strade e dire, cioè, io non scelgo perché voglio tenermi aperto. La scelta la fai, ma facendo in modo che quella opzione che il soggetto fa, comincia il soggetto a collocarla dentro un quadro che non è quello predeterminato dalla filiera, che non è quello imposto, dice adesso se faccio il liceo classico vuol dire che devo andare a fare lettere, perché questo è l'implicito. Invece il discorso di fondo è, io dal liceo, facendogli capire dal fatto che tu non troverai mai nessuna scuola che ti dà tutto rispetto all'aspettativa che c'hai, là prendo questo, poi posso fare quest'altro, poi posso fare quest'altro, poi così, poi colà, e maturo un percorso di questo genere. Cioè noi dobbiamo rendere le persone, il discorso che dicevamo prima, cioè della persona che è capace e responsabile di... È evidente che non caricherò di responsabilità il ragazzino della medie per dirgli attento che... Facciamogli fare un gioco. Mettiamo... Possiamo dire una cosa di questo genere, che la scelta da scuola secondaria superiore è un gioco? Contravvenendo e contrapponendoci ad una cultura familiare che dice mio figlio se non fa il liceo non ne esce fuori? Perché poi scopriamo una cosa molto semplice. Io all'università ho rilevato un fatto di questo tipo, che hanno avuto molto successo a psicologia, sia a Roma che a Bari, diplomati negli istituti tecnici professionali, che non c'entra nulla, salta il meccanismo, molto probabilmente è più efficiente in termini di prestazione accademica, il laureato, il diplomato o il licenziato al liceo classico, è molto bravo, però molto ragionevolmente quando finisce l'università sta imballato e non riesce a vedere alcunché. Infatti io sono molto preoccupato di quelli che vanno bene all'università, perché sono talmente concentrati sul loro percorso che non hanno la capacità, perché il percorso di orientamento tendeva a confermare il percorso formativo. Invece noi dovremmo essere, gli orientatori nella scuola secondaria superiore, nella scuola media, eccetera, eccetera, quelli che dicono è irrilevante dove vai, guarda le opzioni che puoi scegliere, che puoi prendere in funzione di quello che ti può interessare. Cioè dobbiamo far sì che lo studente, l'alunno, ecco utilizzo il termine alunno, già nel momento in cui comincia a fare la sua scelta o comunque si trova partecipe di scelte sue o fatte da altri, si rende conto del fatto che dice questa come la posso utilizzare? La competenza. Ok? Mentre invece la pressione micidiale che tutti questi ricevono è quella del tipo tu adesso hai scelto il liceo, prendi 9 o 30, 30, 100, 100, 98, diciamo, tutti i ragazzi che saranno accannati in questi ultimi tempi ad avere quei 10 punti in più perché c'era quel famoso coso che la carrozza ha soppresso, eccetera, eccetera, per partecipare ai concorsi, eccetera. Questo è il punto. Il problema di fondo è quello di vedere e individuare quali sono questi collegamenti e queste connessioni. Ragazzi, è una sfida dell'orientatore, perché c'hai l'insegnante che sta cosa non la capisce. Assolutamente no. Ma gli mettono ancora più pressione.
spaventati. Cioè, sembra che devono veramente fare una c'è il genitore, c'è il fratello maggiore, perché un altro personaggio micidiale, il fratello maggiore o l'amico del cuore, che è peggio del genitore, peggio della cosa, perché ha una appeal, una credibilità diversa. Io mi sento un missionario come orientatore. E vi invito ad assumere questa visione, però non un missionario che va là che predica nel deserto, eccetera. Cioè, io vi posso dire la mia fantasia sostanzialmente è questa, è che dentro le scuole, dentro l'università, eccetera, eccetera, o vicino alle scuole, vicino all'università, come ci stanno i posti dove si gioca a poker, eccetera, eccetera, a posto di quelli ci dovrebbe essere un servizio territoriale di orientamento, per cui diciamo c'ho la mezz'ora di tempo, vado là a esplorare. Stamattina mi è venuto in mente di fare il poliziotto, che cosa c'ha già fa? Quali sono le competenze che ho? Come la metto? Eccetera, eccetera. Fare esercitare le persone su questa cosa qui. Questo è orientamento nelle fasi di sviluppo, cioè portare il soggetto a capire qual è il meccanismo con il quale uno dice io in tasca ho ste risorse, mo faccio un passo avanti perché percorro la mia carriera. Ma attenzione, questo è molto importante, perché non è importante soltanto per quello che come dire, sta alla scuola media superiore, ma anche quello che viene assunto, per neo assunto all'interno di un contesto organizzativo. Se deve fare manutenzione della sua carriera, carriera scolastica, carriera occupazionale, carriera professionale, amma ficcando la capa della gente questo concetto. E lo possiamo ficcare come? Cominciando da ragazzini a dirgli prova a fare esercizi di questo tipo. Quindi orientamento è un processo di simulazione, attraverso il quale io costruisco le ipotesi, poi vedrò, poi dipende, può essere che mi stufo, quella cosa non la faccio più, faccio un altro, eccetera, eccetera, poi vai a scoprire quali sono i dinamismi, i percorsi, eccetera. Cito un dato autobiografico, ho detto che sono un maestro elementare, sono laureato in pedagogia, poi mi sono trovato a fare lo psicologo sociale, adesso faccio lo psicologo del lavoro. Io vengo da una famiglia di industriali, tutti i miei fratelli sono tutti diplomati o laureati in ingegneria meccanica o cose di questo genere. Tant'è che mio padre mi guardava sempre e dice questo è strano, eccetera, eccetera. Freud direbbe, sono passato da tante parti ma sto a fare psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Adesso quando vado a casa i miei fratelli gli dico, no, so io come si gestisce un'impresa, zaccate. Mio padre non c'è più, ma intanto l'ha saputo che io sto a lavorare nell'impresa. Questo è battutacce di tipo ignobile che gli psicologi fanno prendendo le teorie, no? Psicodinamiche o cose di questo genere. Però che cosa vuol dire questo? Che poi non lo sai come la meccanismo funziona. La cosa importante è quello di avere gli strumenti per fronteggiare. Vi invito a leggere un libro che è molto interessante, che è uscito proprio in questi giorni, Antifragile. Il titolo è Antifragile, che gli psicologi per certi versi conoscono e che è collegato al concetto di resilienza. Cioè la resilienza cos'è? Questa capacità di fronteggiare, di resistere, un po' di coping, eccetera, eccetera. Beh, è interessante questo discorso perché oggi, mentre la resilienza e la capacità di fronteggiare le situazioni significa prevedo che domani il mercato andrà in questa direzione, quindi la resilienza significa rinforzo il mio budget, costruire. Questo libro Antifragile va un attimo più in là e dice, ma se ci trovassimo in un ambiente in cui non è più possibile prevedere, come ci si attrezza a fronte di una situazione Fukushima, un terremoto, un evento catastrofico imprevedibile, vengono chiamati i cigni neri questi, no? Cioè quei fenomeni imprevedibili che capitano anche a fronte, che sono frutto della complessità. Come ci si attrezza di fronte a questa cosa qui? Io penso che l'orientamento sia lo strumento per promuovere questa antifragilità, che non è robustezza. Non è che tu devi dire, mi piazzo lì, mo gli eventi, io qua sto, me sono laureato in ingegneria, dov'ha? Mo posto da ingegnere, dove potrò? No, il problema è che devi dire a un certo punto, no, io ho solo la terza elementare. Non solo sono laureato in ingegneria meccanica, ma ho delle competenze perché ho fatto un master in gestione delle risorse umane e me vendo e mi presento in maniera diversa. Per esempio, insegnare a uno studente universitario a capire che non deve avere un curriculum, ma ne deve avere 6-7, anzi, deve avere un curriculum e 2-3-4-5 cahier di presentazione, no? Modelli di presentazione. Cosa significa? Significa che tu devi modellarti e modularti rispetto al mercato. Cosa significa allora entrare in questo concetto di orientamento col potenziale?
ottimizzare l'investimento delle risorse e delle potenzialità del soggetto rispetto al contesto in cui è inserito o intende inserirsi alle opportunità offerte dal mercato del lavoro. Ottimizzare. Ottimizzare significa conoscerle, essere in grado di individuarle, di identificarle per proiettarsi in questa direzione. Ok? Perfetto. Quindi le implicazioni, l'orientamento, lo ripeto, lungo tutto l'arco della vita, da una prospettiva di tipo deterministico ad una prospettiva di opportunità, di eventi, quello che si presenta. Quindi, ecco un altro aspetto fondamentale del consulente del lavoro, del consulente d'orientamento, che lo porta a non operare più tanto da solo. Alla luce di questa considerazione, se l'orientatore non è più quello con la prospettiva counseling, ma è con la prospettiva consulting, beh, quello lavora in team con l'esperto, il sociologo, l'economista, e che dice: allora, stiamo a ragionare con te sul tema, sul tuo piano di lavoro, sul tuo piano di inserimento, eccetera, eccetera. Allora, adesso sentiamo lui, che è l'esperto del mercato del lavoro, delle professioni del nostro territorio, che ci dice qualcosa, che le opportunità che si presentano, eccetera. Quelle sono come la scuola, i corsi di secondario superiore sono questi. Come riesco a costruire quindi la capacità del soggetto di individuare e di leggere queste cose? Dalla consulenza geriatrica alla consultazione specialistica, eccetera, eccetera. Ok, l'abbiamo fatto questi aspetti. Bene, per sintetizzare le prospettive, quindi l'orientamento riproduttivo, diagnosi, decisione. Ecco, un'altra cosa importante. Un'altra maledetta associazione, il concetto di orientamento, è legato al concetto di decisione, scelta, decisione, cioè il soggetto è un momento della sua vita, deve decidere, deve scegliere, no? Quello che diceva la collega prima, eccetera, eccetera, come il momento topico, no? Catastrofico, dice: ah, adesso devo decidere. Infatti, appunto, notiamo i ragazzi che nel momento in cui devono prendere queste decisioni sono tutti imballati. In realtà non c'è una decisione, ci sono micro decisioni, decisioni in progress. Perché faccio l'esame del professor Tanucci? Ma che me frega? Perché vado a fare lo stage lì? Ma che me frega? Perché mi progetto, eccetera, eccetera? Che me frega? Scusate la banalità e la volgarità. Significa: dentro quale progetto lo vado a collocare? Ma se il 90% fa l'esame del professor Tanucci semplicemente perché dice quello è quello che si piglia il voto più alto, vuol dire che te frega per pigliare il voto, vuol dire che stai riproponendo un modello di questo genere. Per questo dico, per certi versi siamo missionari. Ricognizione, piano, opportunità, responsabilità, questa è una sintesi, diciamo, di quegli aspetti che c'era. Ok. Quali sono? Ora qui generalizziamo un po', perché nel momento in cui abbiamo concordato, diciamo, questo intervento, ho detto: vabbè, questi sono orientatori che possono lavorare a 360 gradi, ragionevolmente, cioè potete trovarvi a sviluppare una serie di prospettive di natura diversa. Quali sono i concetti chiave che caratterizzano allora questa logica della consulenza intesa come consultancy, cioè un'azione di consulenza veramente, non di aiuto, sostegno, supporto, eccetera, eccetera? Allora, gli ambiti importanti sono quelli della carriera professionale, cioè il concetto di carriera. Il concetto di carriera che va articolato non più con la logica della carriera di vecchio tipo, no? Verticale, progressiva, ogni tanti anni, no? Nell'esercito la carriera la si fa superando alcuni esami, ma sostanzialmente devi avere 3 anni di comando qua, 2 anni di servizio là. Avete visto il sindaco di Roma ha preso una botta in testa micidiale perché ha nominato un ex colonnello dei carabinieri come comandante dei vigili urbani, l'hanno segato perché c'ha solo 8 mesi di comando, ne doveva avere almeno 5. Cioè, vi rendete conto? Un cretino che ha comandato da colonnello per 5 anni un reparto bidoni ha più titolo di uno che probabilmente ha comandato per 8 mesi un reparto in Afghanistan. Questo è il criterio. Cioè, adesso non voglio giustificare nulla, però vi rendete conto che criteri stiamo utilizzando? Vi rendete conto qual è il concetto di gestione della carriera? A livello di funzioni di questo tipo? Voglio fare orientamento, qua stiamo proprio fuori dal mondo, cioè stiamo prima di Taylor sostanzialmente. Sviluppo professionale, gestione della professione, andiamo avanti che tanto lì esamineremo
carriera professionale, la modalità attraverso la quale un individuo colloca se stesso nella prospettiva di vita professionale, ok? Quindi questo è il concetto importante della carriera. Qui significa, e la carriera non è la carriera soltanto, no? Mi sono laureato, adesso c'è la carriera. Proviamo a far capire che la carriera da studente è una carriera. Anzi, se riusciamo a far comprendere che il suo percorso di studi è un percorso che implica delle decisioni, delle micro decisioni, delle assunzioni di scelta, micro scelta, cioè faccio questa disciplina piuttosto che quest'altra, partecipo a questo laboratorio, faccio quest'altro, eccetera, eccetera. Questo è importante, diventa l'elemento che aiuta il soggetto. Io ho in testa un'idea di questo genere. La legge 509, quella che istituisce la riforma dell'università, eccetera, eccetera, con 3 e 2, per la prima volta e in una volta sola utilizza il termine lavoro. Quando si definiscono i CFU, i crediti formativi universitari, sapete che ogni corso di studi è associato, ogni insegnamento è associato a un certo numero di CFU, per dire la complessità. Bene, nella legge si dice un CFU corrisponde a 25 ore di lavoro, è detto proprio nella legge istitutiva. Che bello, finalmente lo studio è considerato un lavoro. Lo studio nella sua globalità, le lezioni, i seminari, le esercitazioni, eccetera, eccetera. Cioè il fatto che venga considerato un lavoro, io ho la presunzione, lo sforzo che ho in testa, con lei ne stiamo discutendo, stiamo mettendo insieme un po' questo discorso, di dire, ma io riesco a fare un assessment, una valutazione delle competenze strategiche per la carriera dentro l'università, quando lo studente lavora all'università, perché quando vado a fare una valutazione per la carriera, gli dico, allora, quali sono le competenze che tu hai espresso, quali sono le tue potenzialità, quali sono le tue risorse per poter fare un certo percorso? Posso offrire a un'impresa una rilevazione, una ricognizione delle competenze espresse e dei potenziali espressi dal soggetto nel momento in cui faceva lo studente universitario? Teoricamente il potenziale che può esprimere sta educatamente fuori la porta del professore, va a ricevimento una volta ogni 15 giorni, ascolta in maniera ossequiosa quello che il professore dice al ricevimento studenti, va a lezione, esegue esattamente il compito della tesi, capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, eccetera, eccetera, la performance, il potenziale di questo soggetto lo posso generalizzare e dire è un perfetto esecutore. È una perfetta paperella di Lorenz. Quello segue. Ma se io allo studente dico il progetto di tesi te lo prepari tu, poi lo discutiamo, panico. Però intanto se al professore gli dico prof, adesso tu non valutare se quello ha fatto bene la citazione, ma vedi un po', ha fatto bene il progetto? Ci si è messo lì? È venuto a interagire con te, eccetera, eccetera. Io posso cominciare a fare una ricognizione del potenziale in termini di competenze, non in termini di script, esattamente sai seguire se ha messo la premessa, eccetera, eccetera. Ma siamo da lì e tu dici, professore, io ho letto un libro, ho letto un articolo che quello che dici tu non va bene. Oppure io penso che questo capitolo vada avanti così. Allora, se io comincio a rilevare, a fare assessment di queste cose, io posso cominciare a dire che lo studente comincia la sua carriera professionale all'università, perché delle competenze le può sviluppare lì. Posso anche estremizzare ancora di più, lo studente, l'alunno comincia a sviluppare una sua idea della carriera anche nella scuola secondaria superiore. Sforziamoci, orientatori, di andare a cercare e a individuare tutti gli indicatori utili di questo apprendimento in contesto informale che il soggetto sviluppa, perché questi sono apprendimenti informali, non sta in nessun programma di studi. Allora il compito dell'orientatore è questo, cioè è quello di andare a dire, ma questo oltre ad apprendere di greco e di latino, sta apprendendo un modus operandi? Sta sviluppando una sua strategia di organizzazione del lavoro? Ma voi immaginate lo studente universitario che viene fuori dalla scuola secondaria superiore, dove c'è la campanella, il periodo presso poco delle interrogazioni, il programma da seguire da pagina a pagina, che arriva all'università e dice, mo fai come te pare. Noi ci perdiamo il 30 il 35% dei soggetti per questa semplice affermazione, mo fai come ti pare, perché non hanno nessuna capacità organizzativa. Poi ne acquisiscono una, maledetti, collegata
agli esami, collegata a quello che dice il professore, che non serve per niente a quello che chiede l'imprenditore. Quindi sto povero Cristo di studente, per 5 anni gli abbiamo fatto un imprinting, un modellamento sul modello Campanella, per altri 5 anni gli abbiamo detto un modellamento del tipo fatti furbo, quando c'è il professore fatti vedere, quando non c'è fatti vedere, ascolta, zazza, cioè voglio dire, Radio Fantasia capisce subito all'università come ci si comporta, la socializzazione eccetera eccetera, e poi un'altra volta gli diciamo hai sbagliato tutto, ricomincia, risocializzati organizzativamente in un altro modo. Chi gli insegna questa gente? Lo dobbiamo fare noi, orientatori. Noi siamo i consulenti che andiamo lì e gli mettiamo le zeppe dentro la capoccia per dirgli prova a fare una costruzione del discorso di carriera così. Sviluppo professionale è l'obiettivo di azioni di promozione e di sviluppo che riguardano gli aspetti psicologici, sociologici, economici, professionali della vita di un individuo. Qui significa l'intervento di formazione. Sviluppo, cioè come sviluppo la mia professione, ma la sviluppo ragionando su un piano. La professoressa Manuti adesso mi perdonerà perché cito una teoria mia che mi piace molto perché è molto stupida, la teoria della salsiccia e dello zampone, che voi conoscete benissimo a lezione fatta, che è una stupidaggine micidiale, adesso per favore chiuda e non la faccia sentire in giro. Il modello salsiccia, il modello zampone della formazione, nella formazione, è sostanzialmente questo. Lo zampone sapete cos'è, no? Questo bello insaccato, bello tondo, grosso, pieno, eccetera, eccetera. Poi questo quando è bello gonfio e la pelle è bella tirata, zac, è pronto, eccetera, eccetera. Quindi l'idea della formazione intesa, mo metto tutto dentro, mi riempio, laurea magistrale, master, dottorato, specializzazione e mi presento sul mercato. Tutti quanti noi che abbiamo problemi di linea dice no, lo zampone proprio no, è indigesto. Così arriva quello che ha laurea magistrale, dottorato eccetera eccetera, dice no guardi, troppo. Infatti tant'è che è uscito sul giornale varie volte, ci bisogna nascondere i titoli, ma siamo arrivati, perché siamo arrivati, è vero che il mondo delle imprese ha questo atteggiamento, ma è anche vero che noi diciamo più sono smart e più sono appetibili. Non è vero, non è per niente. La teoria della salsiccia, qui c'è la zampina che è lunga, dalle mie parti la salsiccia si fa a fusti, cioè un pezzetto poi si lega, un pezzetto poi si lega. Cioè per dire, secondo me il percorso di sviluppo professionale va fatto a pezzi, triennale, magistrale. Io consiglio, impongo ai miei laureati, ai miei studenti che vengono a chiedere informazioni, professore sa, mi sono laureato, che dice, vado a fare il master? No, vai a provare a lavorare. Perché in questo modo cominci a renderti conto, dice, ma a me sto master che me frega, a che me serve? Non è più un titolo in più che valeva la mia tempo, la mia generazione. Oggi bisogna ragionare in termini di salsiccia, cioè sequenze articolate, alternate, interrotte di percorsi di formazione, perché allora effettivamente è guidata. Praticamente è uno career development, cioè un intervento per dire c'ho sto piano, mo domani, fra 5 anni, fra 3 anni prevedo di andare da un'altra parte, faccio una mia simulazione di quello che mi servo e faccio un intervento. Questo sempre più anche nelle imprese, le imprese che ragionano sulla carriera, sul gruppo della carriera, dicono no, fondi professionali o altre risorse, facciamo un intervento che presuppone lo sviluppo di una carriera in questa direzione, ok? Quindi che riguarda tutti gli aspetti, qui ho detto psicologici, sociologici, economici e professionali, perché? Perché includiamo dentro quello che viene normalmente inteso come non solo un formal learning, cioè degli apprendimenti strutturati che erogano le università, le scuole, il master eccetera eccetera, ma anche un non formal e un not informal e un informal learning, cioè che esperienze di apprendimento nelle organizzazioni. Io ai miei studenti che chiedono di andare a fare il tirocinio gli dico, quando andate a fare il tirocinio non dovete imparare nulla, dovete solo annusare l'organizzazione, come funziona un'organizzazione. Siete stati per 5 anni dentro l'università, avete annusato l'organizzazione che dice, arriva il professor Tanucci, quindi quello che dice Tanucci, io rispondo a 10 email al giorno, è vero professore che il suo libro di testo è il seguente? Ah, questo sta scritto, ma però l'università ha bisogno, lo studente, di questa continua conferma, di questa qua. Quindi il professor Tanucci chi è? E quindi, da questo punto di vista il modello educativo è di questo genere, invece in un contesto organizzativo i modelli sono diversi, devi imparare come funziona quel contesto organizzativo. Il contesto organizzativo ti dice, devi portare avanti il suo progetto, vai, domani mi porti il risultato. Il manager non sta lì a dirti, mi faccia vedere il capitolo 1,
devi portare il risultato. Andiamo avanti. Career management è l'assunzione delle responsabilità dirette nella pianificazione e gestione del percorso e sviluppo della carriera. Il coaching, una figura manageriale, una figura consulenziale importante. Il coach di carriera, cioè questo signore che ti accompagna. Il coach è una specie, appunto, è l'allenatore che ti dice: tu cocco, in questa azienda ormai la carriera è chiusa, vedi un po' dove puoi, come puoi. Il turnover aziendale oggi non è più un peccato, anzi è una risorsa. E allora non è semplice, non è una cosa automatica come avviene nell'esercito, dopo 3 anni passi, no, c'è una funzione, c'è una... Qui il consulente d'orientamento diventa come dire, una spalla. Certo, questo lo faccio non con l'alunno delle scuole medie superiori, non lo faccio nemmeno con lo studente universitario che sta apprendendo i rudimenti della carriera, lo faccio con quello che già ha sviluppato una carriera e che dice, ok, poi detto in parole povere, e qui un consiglio che vi do, non vi fate venire in testa di fare gli orientatori con i ragazzini delle scuole medie che sono tutti quanti messi male, oppure gli studenti delle scuole secondarie superiori che non sanno, che litigano, stanno lì, che ciondolano, eccetera, non ci guadagnate niente. Fare il coach, l'orientamento, ai dirigenti, ai manager, alle persone occupate, si guadagna molto di più. Un coach aziendale, quando fa una consulenza a uno di questi, si becca dai 4 agli 8 mila euro. Sono venale, ma non è una venale. Vorrei che noi, che abbiamo queste, che sviluppiamo queste competenze, fossimo i professionisti di questo settore e non un vecchio manager che si è riciclato e che non ha modelli teorici, strumenti e prospettive di questo genere. Guardate che non ce ne rendiamo conto, ma anche in questo periodo di crisi c'è una quantità industriale di aziende o di persone o di profili professionali che sono fortemente interessati a questo servizio. Lo fanno perfino le aziende. Ok? Formazione professionale, l'insieme degli interventi, l'esperienza, eccetera, eccetera, questo abbiamo già visto, un altro ambito molto importante che si caratterizza, eccetera, eccetera. Poi, infine, la job consultancy è l'orientamento professionale, il programma sistematico di consulenza e coordinamento finalizzato alla facilitazione dello sviluppo della formazione, eccetera. Cioè, è un po' una funzione molto comprensiva, molto estesa, eccetera, eccetera, che si caratterizza nell'ambito della tematica del consulting, proprio come funzione importante da realizzare. Li ho elencati perché è come dire, come se fossero delle sfumature, delle prospettive di ricerca, di azione, di ambito, di attività, eccetera, che riguarda l'azione consulenziale. Ok? Oh! Andiamo avanti un altro po', sì? Ok. Poi dopo la professoressa ulteriormente illustrerà questo concetto, eccetera, ma insomma volevo dare un'idea che possiamo chiamarci dei consulenti di orientamento. Il termine orientamento mi sa proprio de vecchio, no? Orientamento, diciamo moriento, vedo un po', eccetera, eccetera. È come se ci fosse una sorta di, ma questo è un mio stereotipo, se ci fosse una cosa, dice, vabbè, è un labirinto, vediamo un po' come mi oriento, dammi le bussole, dammi tutti quanti gli strumenti, eccetera, eccetera. La centratura, che però dice tu, è come se vai a cercare da fuori le robe che ti servono, ti carichi addosso, l'esploratore che si deve orientare, eccetera, eccetera, si mette addosso un sacco di robe e va. Mentre invece la centratura che noi dovremmo fare, dice, ma tu sei attrezzato? Quindi il concetto di orientamento progressivamente si sposta non tanto a vedere le caratteristiche originarie, stabili del soggetto, ma proprio l'attrezzatura mentale che l'individuo si è costruito. Cioè, quindi la prospettiva, quando parlavamo prima dell'alunno, gli diciamo fai le esercitazioni per vedere com'è, è come dire, a me non mi interessa sapere se lui si porta appresso 2 chili di latino o la bussola, mi interessa capire, ma poi quando si porta appresso questi 2 chili di latino, sa utilizzare? C'ha la prospettiva per utilizzarli? Allora, in psicologia del lavoro, dell'organizzazione, dell'orientamento, eccetera, si è sviluppato questo concetto di employability. Adesso lo citano tutti, employability, anche i ministri l'hanno utilizzato nei dibattiti, eccetera, eccetera. Lo tradurremmo in maniera volgare in occupabilità.
che non è se sei occupabile, nel senso che, come dire, te puoi mettere da qualche parte. L'employability è la capacità di cercare, creare, cercare e svolgere un lavoro in maniera competente, la capacità di gestire il rapporto con il mondo del lavoro in maniera adeguata al fine di realizzare e valorizzare il potenziale personale. Quindi sono due concetti che sono importanti. Si è employable quando si è competenti, quindi si svolge un lavoro, quindi la mia employability è una specie di stima della mia capacità di svolgere, come ho prefigurato che sono in grado di fare quella cosa lì. E l'employability è anche la capacità di gestire il rapporto col mondo del lavoro in maniera adeguata al fine di realizzare e valorizzare il potenziale. Cioè, quindi, c'è un altro assunto importante di tutto questo ragionamento. Tutti noi abbiamo il potenziale per fare tutto. Io sono un musicista mancato, sono stonatissimo. Ma chi lo dice? Potevo essere un musicista mancato? Sono un musicista perché da ragazzino qualcuno, se mi avessero in qualche modo, quando sbattevo sulle pentole di mamma con la forchetta e il coltello, butum, tutum, butum, tutum, anziché darmi uno schiaffo e dire sta zitto, non far casino, eccetera, eccetera, qualcuno dice, ti do un tamburino, vedi un po' cose di questo genere, potevo diventare un musicista. Mozart, che è un genio, il padre gli ha fatto una capa tanta, a 4 anni l'ha messo davanti a un pianoforte, a una spinetta e a fargli fare le cose. Poi dopo vai, certo che c'è qualche alchimia particolare, c'erano pure delle persone che sono messe lì a 4 anni a smanettare sul computer, sul coso, sul pianoforte e non sono uscite fuori. Però da questo punto di vista, boh, tutti potremmo fare tutto. Potremmo anche introdurre un concetto che ci salva e dire: certo, io non ho la disposizione geniale di Mozart, ma posso essere tranquillamente un Salieri, il nemico amico di Mozart, che non è diventato Mozart, ma che comunque ha fatto la sua Meisterkapell in Germania, in Austria, cose di questo genere. Non è diventato quello che doveva diventare come Mozart, però l'ha pure ammazzato, secondo la tradizione, però insomma qualche cosa ha fatto. Allora il discorso di fondo è: Mozart probabilmente è il classico caso in cui è probabile che ci avesse dei, boh, non lo so, il Padre Eterno cosa gli ha dato. Sta di fatto che con questo benedetto padre è riuscito a sviluppare, è diventato un genio. Salieri è un musicista ortopedico, lo chiamo io, nel senso che probabilmente non c'aveva le risorse originarie. Però voi sapete che l'ortopedia, no, serve a supportare un arto mancante o un arto deficitario. Quello, con l'esercizio, con la pratica, eccetera, eccetera, ha sviluppato qualcosa che gli ha consentito decentemente di fare, no, nella sua vita, guadagnando, essendo persona importante, eccetera, eccetera. Allora, noi possiamo diventare, non lo sappiamo, non ci voglio entrare a divinarlo, perché non è questo, possiamo diventare dei Mozart, così come possiamo diventare dei Salieri, in un caso sviluppando combinatoriamente, in maniera probabilistica, quello che è a nostra disposizione, nell'altro caso attraverso un rapporto, un supporto ortopedico, cioè l'esercizio, l'apprendimento di altri, che non ci ha portato a creare delle grandi opere, ma ci ha portato a svolgere delle funzioni. Nessuno di noi vuole diventare genio, tutti quanti noi vogliamo sviluppare o avere la possibilità, perché ci siamo infilati bene, oppure ortopedicamente abbiamo costruito un certo percorso e siamo andati in una certa direzione. Quindi l'employability è proprio questo. Ok, andiamo avanti. Quali sono gli elementi essenziali che entrano in gioco? L'asset configura il sistema delle conoscenze, capacità, atteggiamenti riferito all'occupazione. Ok? Non ci ho messo le competenze. Capacità, conoscenze e atteggiamenti. Come la vedo? L'atteggiamento è molto ortopedico. Perché se io dico che quella cosa è positiva e quindi la considero, io mi ci metto. A me la statistica, noi abbiamo delle esperienze entusiasmanti, arrivano dei studenti all'università che dicono: a me la statistica non mi piace. Appena scoprono che a psicologia c'è la statistica, però quando cominciano a scoprire che per fare il lavoro di ricerca e hanno interesse per scoprire, perché gli interessa andare a studiare quella dimensione, devono studiare la statistica, vanno de plano, la fanno tranquillamente. Dice: ah, ma è così facile? Perché? Perché sostanzialmente è ancorata ad un atteggiamento che valorizza quella certa dimensione. I saperi non si costruiscono a capocchia così, pum, cascano là, si costruiscono in funzione di quelli che sono atteggiamenti. Development, riferito alle competenze di career management, l'abbiamo detto prima, cioè lo sviluppo, l'employability è un continuo employability.
a quanto sono employable io? Io difatti mi manca pochissimi anni per andare in pensione, mi sto a porre il problema, quanto sono employable? Perché, porca miseria, non riesco ancora a trovare l'obiettivo, ho bisogno di una consulenza, di qualcuno che mi dice, Tanucci, che poi siccome il rischio qual è? Avendo fatto la professione del professore per tantissimi anni, ormai io ho le cose, no? Come giustamente, appena attacco, zac, attacco da professore, dovrei poter vedere come ricollocare queste mie nozioni, questi miei saperi, queste mie capacità in una prospettiva di competenza di altra natura. Presentation, riguardante le capacità di presentarsi e di cercare l'opportunità di lavoro, l'employability, una componente importante è quanto so presentare la mia employability, quanto sono in grado di intercettare, di matchare, cosa è rilevante in termini di employability in quella posizione. Quanta gente va a fare le selezioni, non sa di che accidenti, qual è la natura delle caratteristiche che devo, della posizione che devo occupare? Com'è? Perfetto, lei è molto buona. Tutti i fattori che sostanzialmente entrano in gioco. Adesso, la domanda catastrofica è, ma chi glielo insegna la gente sta roba? Signori, voi, il consulente d'orientamento. Cioè il consulente d'orientamento è quello che prende il soggetto in tutti i suoi percorsi e qui diventa molto importante un allineamento dei consulenti d'orientamento dalla scuola elementare, vabbè, dalla scuola media, per quella problematica che dicevamo prima con lei, di qualcuno che fa un discorso là e che viene ripreso da uno che sta nella media, che uno sta all'università e uno che sta nella carriera. Se là gli dice, mo tu sei portato a fare la matematica, poi all'università o alla scuola media, e uno dice, no, che te frega la matematica, quello dice, che cioè tutto sto girare su sta cosa. Questo è uno dei drammi dell'orientamento, cioè la mancanza di un percorso, di una continuità nella competenza di natura professionale, quindi presentation eccetera, external circumstances, cioè quali sono i fattori di contesto sociale, culturale eccetera eccetera che intervengono nel terminare determinate cose. C'ho moglie e figli, non è che moglie e figli mi sparo, sto in Puglia e il posto di lavoro sono piccole imprese, non è che mi sparo. Dicevamo prima e facciamo una considerazione, noi che abbiamo una certa età, cioè proprio del fatto che forse culturalmente in questo momento stiamo pagando lo scotto di una mancanza di questi servizi, perché molti dei giovani, no, adesso senza offesa, però sostanzialmente c'è questa fatica, no, a porsi, questa delusione, no? Oggi in Italia abbiamo quelli nel lavoro e occupazione, una quantità industriale di persone che stanno in quella condizione, che probabilmente non è vero, ma che dà l'idea di questa mancanza di competenze in employability. Ok? Gli elementi costitutivi dell'employability sono le conoscenze del contenuto disciplinare, le capacità operative di settore, la consapevolezza del mercato, le esperienze dei contesti legali organizzativi, eccetera, eccetera, e le generic skill. Molto sommariamente, poi dopo. Ok, altre dimensioni che entrano dentro il discorso, ma questo rientrerebbe più nelle competenze di ricerca, ma è utile considerarlo. Per dirvi una cosa importante, la sottolineo, bisogno di flessibilità, bisogno di apprendimento, socializzazione organizzativa, transizione, eccetera, eccetera. Vedete che ci stiamo affrontando delle cose. L'employability è proprio una dimensione in cui gli strati delle caratteristiche personali si coniugano con gli apprendimenti e le maturazioni fatte nel corso della vita. Lì emerge allora la cosa per cui sei portato. Ma io non posso prendere la cosa per cui sei portato per determinare, per definire deterministicamente, perché veramente dal punto di vista anche filosofico questo significa, se io faccio un'operazione di diagnosi, d'orientamento a un ragazzino delle elementari, è come se predeterminassi la sua vita, assolutamente no, non ce la faccio perché non ho nemmeno la capacità di prefigurare quali sono le occupazioni di futuro. Ok? Perfetto, andiamo avanti. Ve lo lascio per farvi capire questo, come il concetto di employability, però qui ve lo lascio nel senso che, però, famo dei ragionamenti seri, nel senso che evidentemente questo corso, questo percorso sicuramente è molto importante, utile, eccetera, eccetera, però poi deve portare a, come dire, esaminare, approfondire, comprendere, quindi queste dimensioni diventano gli oggetti di interesse di colui che fa la consulenza. Autostima, riflessione valutativa su queste cose qui. Noi professionalmente lavoriamo qua sotto, ma
dobbiamo e arriviamo qui a fare questa riflessione e valutazione che serve per dire queste sono le risorse che ho, questi sono i meccanismi a mia disposizione, eccetera, eccetera, poi vedete che impattiamo con costrutti di natura psicologica, l'autoefficacia, la fiducia in sé, eccetera, eccetera, l'autostima, non è che dobbiamo andare là a misurarglielo, però a quello gli dobbiamo dire, se per caso te la misurassi non ti farebbe male. Noi all'università con Mentore sperimentammo i folder, no? Di misurazione, andavamo a dire, cocco bello, la tua livello di autoefficacia è molto basso, nel senso che te percepisci una scamorza, datte una regolata, vedi un po', comincia a dire che, no? Già, per esempio nel comportamento, io sono abbastanza provocatorio con gli studenti che vengono a tagliare la tesi con me, perché in genere insomma lì provoco, li sollecito, gli creo delle difficoltà, perché? Perché col professore non è che vai lì e dici, signor sì, ci devi discutere. Io dico agli studenti che vengono a dirmi, professore vorrei prendere la tesi con lei, che argomenti, che tesi posso prendere? Io mi sono laureato, vedi te quella che mi vuoi proporre. Io ti posso dare la consulenza, ma poi sei tu quello che dici, lui ne sa qualcosa, no? Ecco, perfetto. Andiamo avanti. Le generic skill, mi fermo su questo perché core skill, generic skill, skill trasversali, eccetera, eccetera, sono il sottoprodotto di una pratica di employability. Cioè nel momento in cui io comincio a praticare contesti, situazioni occupazionali, lavorative, eccetera, eccetera, maturo, Giovannino non c'ha le generic skill, ce l'ha quelle che no, ha impronta, ha realizzato. Ma in sostanza poi la maturazione di questo succede, vai a fare il tirocinio, interagisci col professore, hai rapporti extrascolastici, extrauniversitari, e sono dei momenti in cui sviluppi questa dimensione delle competenze, eccetera, delle generic skill. Andiamo avanti, la lista, ma insomma qui possiamo inventarcene 50.000, eccetera, eccetera, non è quello la cosa importante. L'intelligenza emotiva, emotional literacy, che sostanzialmente riguarda la capacità di riconoscere il modo come si pone. Attenzione, avevo messo dentro il discorso degli atteggiamenti. Gli atteggiamenti, la componente emotiva degli atteggiamenti è fondamentale, perché la trazione posteriore è molto determinata dal bisogno. La trazione anteriore è molto determinata dalle emozioni, dai desideri, dalle aspettative. Cioè, perché faccio sta cosa? È perché devo campare la famiglia. E allora sono disponibile a fare tutto. Perché faccio questa cosa? Perché io voglio avere un posto di lavoro riconosciuto socialmente. Vuol dire che io sto introducendo delle menzioni di natura sociale, emotiva, eccetera, eccetera, sono importanti. La sappiamo giocare questa, ma non emotivamente come farebbe il bambino, voglio fare il pompiere, ma emotivamente nel senso ci investo, perché l'emozione è un investimento motivazionale sicuramente importante. Vabbè, ok, c'era una definizione. La carriera, l'abbiamo visto prima, l'insieme delle attività che favoriscono il percorso di costruzione di una carriera del soggetto, e quindi è importante metterlo in campo. Lo sviluppo, l'abbiamo visto, non c'è nessuno importante. L'esperienza, il discorso dei tirocini, degli stage, sostanzialmente stavo spiegando quelle cose che stavano qua sotto, che sono le cose sulle quali noi lavoriamo nello schema che abbiamo visto dell'employability. Allora, il discorso qual è? Possiamo chiamarci consulenti di orientamento, ma potremmo anche chiamarci consulenti di employability. Così, tra l'altro questo ci serve pure per, come dire, salvarci l'anima. Io sono consulente dell'employability, cioè sono consulente di una cosa tua, poi il lavoro te lo trovi da te, non te lo trovo io. Io ti fornisco le risorse, i mezzi, gli strumenti, le indicazioni per renderti, perché tra le altre cose io non so quali sono i lavori che potrai trovare. Noi lavoriamo gli psicologi del lavoro, ma che ne so dove vanno a lavorare? Il modello teorico che ho in testa io e che è in testa a coloro che hanno pensato al percorso di studi è lo psicologo del lavoro di un'azienda di 50.000 dipendenti che sta in un ufficio di risorse umane di 300 persone che sta lì, che svolge selezione, potenziale, eccetera, eccetera. Poi vai a parlare con l'orificio Pinco Pallo della famiglia e dici, scusi, mi faccia vedere il reparto risorse umane, quello ti guarda e ti ficca un dito in occhio. Come rimodello le mie competenze? E questo è il concetto di employability, cioè Pasquale Esposito, che gli diciamo noi sullo sviluppo delle risorse umane, che è sullo sviluppo delle competenze? Bisogna pigliare la strada, ed ecco dove sta la funzione importante in questo senso.
Ok? Riflessione e valutazione, che è quel processo attraverso il quale io posso costruire il piano di sviluppo. Cioè sono quello che accompagno il soggetto. Non è che il soggetto le cose non le sa, attenzione, tutte le cose che abbiamo visto sotto, non è che il problema di fondo è che non c'è una funzione consulenziale che dice, mo tu rifletti su quello che c'hai e le metti in fila, le allini, abbiamo detto di andare là, vediamo come funziona, abbiamo detto di andare qua, vediamo come funziona. Io ai ragazzini delle scuole medie e delle scuole medie superiori, negli esercizi che facciamo all'università, l'esperienza di lavoro che ho fatto a Roma, questi ragazzini diciamo, adesso, oggi, voi vi fate l'assessment e mi fate la mappa dei punti forti e punti deboli per diventare meccanico. Cioè, ma io non voglio fare il meccanico. No, tu adesso ti do il profilo di meccanico e simuli che competenze c'hai, conoscenze, capacità c'hai per fare il meccanico. Sapendo che per fare il meccanico ci vuole questo, 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 ci mettevamo sia le conoscenze, sia le operatività, sia i contesti di lavoro, sia le generic skill. Ok, da mettere dentro, ok, a questo punto quello dice no, a me proprio il meccanico non me ne può fregare meno. Allora lì comincia a capire, comincia ad esplicitare quegli apprendimenti impliciti che il soggetto deve mettere in evidenza. Vabbè, questi sono gli altri costrutti che abbiamo detto prima, autoefficacia, self-confidence, self-esteem, che sono quelli che stanno sopra alla riflessione, che porta, vai avanti, questi sono i costrutti, eccetera. Ok. Possiamo prenderci una parentesi? Una pausa così tesaurizziamo, eccetera, eccetera. Poi dopo io posso immaginare di aver completato la mia presentazione. Eventualmente sono poi qua a disposizione per, prima di riprendere, possiamo anche fare, oppure adesso, anche un minimo di riflessione, di dibattito. Poi incrociando quello che abbiamo detto fino adesso con quello che dice adesso la professoressa che fa la presentazione, la professoressa Manuti, possiamo vedere un po' questa complessità, perché attenzione, questo è poi il punto al quale vorrei arrivare. Poi, nel momento in cui apriamo la cassetta degli strumenti e quindi ci attrezziamo per farle, diventa importante sapere che stiamo a fare, anche a fronte di una situazione per cui tutti i nostri utenti ci chiedono di fare esattamente il contrario di quello che abbiamo detto fino adesso. Dimmi che scuola va bene per mio figlio, dimmi che scuola va bene per me, dimmi se ci avrò successo in questa cosa o in quell'altra, eccetera, eccetera, ok? Vabbè.